Aria nasce con la nascita del nuovo logo Nissan, questo non è solo simbolico, è una cosa molto importante, nasce un po' la rinascita di Nissan con un logo nuovo, un logo che rappresenta un po' la tradizione, è il sole nascente, il sole rotondo del Giappone, ma anche un logo retroilluminato, un logo che si elettrifica e che testimonia la volontà di Nissan di elettrificare la nostra gamma. Abbiamo dichiarato il nostro obiettivo in Europa di avere più del 50% dei nostri volumi fatti con macchine elettrificate. Aria è un pilastro di questo, Aria arriverà l'anno prossimo, fino ad allora vogliamo appoggiare questa elettrificazione del mercato. Oggi abbiamo lanciato un'altra novità importante, che è la promessa per tutti i clienti del veicolo elettrico di poter avere 48 ore di test drive per provare il veicolo, di avere gratuità della wall box e della installazione di questo punto di ricarica e dell'applicazione Nissan Charge per sapere dove sono i punti. Se abbiniamo a questo gli incentivi del governo che stanno permettendo ai clienti di avere più di 10.000 euro di sconto, nel caso di Nissan 12.000 euro di sconto nell'acquisto di un'auto elettrica, siamo convinti che il mercato elettrico andrà potenziandosi sempre più. Devo dire che in questo senso ci siamo affidati al nostro DNA di quelli che hanno creato il segmento, il crossover, no? Ed è un crossover coupé, quindi si ispira anche alla nostra tradizione sportiva che abbiamo avuto con GTR, quindi abbiamo voluto veramente realizzare tutte e tre queste componenti storiche di Nissan, i creatori del crossover, i leader dell'elettrico e quelli che hanno un'esperienza della performance enorme con GTR. Sono tutte e tre queste caratteristiche su Nissan Aria. Oggi l'elettrico è ancora marginale nel mercato, siamo all'1,7% di quota. Noi pensiamo che per avere un volume sufficiente, quindi avere poi dei prezzi ancora più competitivi, dobbiamo essere tra il 10 e il 15% del mercato. Fino ad allora c'è bisogno di accompagnarlo, non chiediamo solo aiuto al governo, lo vogliamo anche fare noi come marche, però siamo convinti che il cliente abbia sempre più intenzioni di acquisto. Non lo diciamo noi, le inchieste ci dicono che più del 30% dei clienti oggi acquisterebbe un'auto elettrica, però di questo 30% ne compra solo un 1,7%, quindi per colmare questo gap dobbiamo avvicinarlo attraverso un prezzo ragionevole e punti di ricarica a livello di infrastrutture e soprattutto dare a conoscere i vantaggi del veicolo elettrico.